Eccoci qua, Morocutti, qua c'era pane per i suoi denti, nel senso, quelle foto che abbiamo visto, quei mostri che camminavano sulle acque, sono vere, no? Come si fa, Mainardi, lei col suo scetticismo così improprio, come si fa a contestare una realtà che ci cade sotto i nostri occhi, è esperienza comune? Non sono vere quelle fotografie, forse? No, non sono vere. Come fa non a dire? Sono vere perché si può mostrare. Andrea, le possiamo rivedere un attimo quella foto magnifica? Ecco, guardi qua. Questa qui, per esempio, è una famosissima foto del morso di Loch Ness, oppure no? Ma io direi che possiamo fare anche un piccolo esperimento qui in studio per vedere come si possa realizzare. Allora, lei, l'invito che le ho fatto prima. Ci ho pensato. Sono riuscito a fare qualcosa. Salvatore, venga qua con i suoi strumenti. Salvatore è il nostro validissimo assistente di studio, colonna di questa trasmissione, che porta a questo tavolo una macchina. Venga, esatto. Una macchina fotografica, eccetera. Allora? Allora, per realizzare una fotografia come questa, come quella lì che vediamo, si può utilizzare una tecnologia che non ha bisogno di computer, non ha bisogno di elaborazioni sofisticate. Basta prendere, ad esempio, come in questo caso, del pongo. Del pongo, lo dirò a mio nipote. Sì, si può fare. Sì. Del pongo, questa è una fotografia delle acque del lago di Iseo, vicino a Brescia. Ah. Io garantisco che nel lago di Iseo non ci sono assolutamente mostre. No, non ci sono. Sulle rive alcuni, no? Sporassi, sì. Ma nel lago le garantisco che non ce ne sono. Allora, basta costruire un mostriciattolo, questo, e disporlo sulla superficie del lago. Adesso, naturalmente, questa che noi facciamo qui in studio adesso è una piccola simulazione. Mi fa proprio ridere quella cosa lì, se la vediamo fuori scala, la stai inquadrando, Andrea? Eccola qua. Se, naturalmente è un po' innaturale, ad esempio non alla scia, la scia basta disegnarla. Dico caro Mosca, guardi un po' la sua scia. Venga qua. La possiamo aggiungere, però. Venga qua. Guardi un po' la sua scia con Morocutti, il razionalista Morocutti, come glielo fa. Questo è un giochetto fatto in pochi minuti, però attenzione, vorrei dire che se si può fare in pochi minuti, qualcuno può fare un lavoro fatto bene con un pochettino più di tempo. No, anche con tecnologie povere, cioè come quelle che una macchina fotografica semplicemente. Infatti io chiederei di inquadrare questo display della macchina fotografica per mostrare come già così comincia a sembrare l'immagine del mostro. Eccolo qua. Se la fotografia addirittura venisse resa in bianco e nero, come può fare un fotografo nella camera oscura, noi avremmo già un po' più qualcosa di somigliante, vedete che anche il pubblico può apprezzare. Sì, sì, difatti si levano, voi non li sentite, ma si levano dei brusii e di sorpresa. Se poi aumentassimo il contrasto addirittura diventerebbe ancora più cruda. Se sfocassimo un po' l'immagine. Se lo sfocassimo diventerebbe ancora più cruda. Puoi sfocare un po' l'immagine? Forse si può provare. No, non ti licenziano, tu sfoca l'immagine, perché un cameraman che sfoca viene cacciato immediatamente. Ecco. Ma invece in questo caso la cosa è richiesta. Però ecco, vedi, comincia a diventare ogni imperfezione che aggiungiamo, grazie. Esatto. Ci stuzzica la fantasia. So che sono andato contro i canoni della deontologia, ma era fin di bene, diciamo. Certamente, ma la cosa interessante da dire è che far vedere che una fotografia può essere falsa non significa assolutamente che tutte le fotografie sono false. E ci mancherebbe altro. Significa però che bisogna fare una grandissima attenzione nel valutare le fotografie. Grazie molto. No, stavo ringraziando il camera perché si era prestato a questo gioco. Come si chiama lei? Nicola, grazie Nicola. Dunque, con questo giochetto abbiamo... No, dimostriamo semplicemente che occorre una grande attenzione nel valutare le fotografie perché fare un falso mostra che è possibile fare falsi. E quindi bisogna, per comprendere lo straordinario, bisogna conoscere bene l'ordinario, altrimenti non c'è modo. E allora? E allora bisogna come essere... Come vogliamo andare avanti? Ma vogliamo andare avanti, ad esempio, facendo vedere che ci sono anche altre possibilità di essere straordinari. Lei ci vuole proprio stendere a terra. Caro Tassi, stasera lei uscirà disfatto.